Ciao bambini, spero che stiate bene, che stiano bene le vostre famiglie, spero di potervi rivedere presto nel nostro dojo e poter ricominciare quanto prima a praticare karate insieme. Nel frattempo, però, per evitare che ci dimentichiamo le cose apprese, soprattutto chi ha iniziato da meno tempo e quindi può più facilmente dimenticare le cose che ha visto poco, tutto sommato, per qualche settimana, ho voluto ripassare insieme a voi alcuni elementi importanti del karate, dal saluto alle tecniche del primo esame. Vediamo subito il saluto. Il karate comincia e finisce con il saluto e noi diciamo sempre ai bambini ogni anno: a cosa serve il saluto? Serve a ringraziare i genitori che ci permettono di praticare il karate. Ma sicuramente qualcuno si sarà domandato: ma non faccio prima ad andare dal papà e dalla mamma e dirgli: papà, mamma, grazie che mi fai fare karate. C'è bisogno di questo, tutto questo cerimoniale per esprimere questo? Sì. Perché è leggermente diverso da un ringraziamento che noi facciamo a voce, che è importantissimo, ma durante il saluto c'è un momento in cui noi siamo con gli occhi chiusi. E mentre siamo con gli occhi chiusi, cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare che siamo molto fortunati. Molto fortunati perché, certo, perché i genitori ci permettono di praticare karate, ci iscrivono, ci portano materialmente in palestra e siamo molto fortunati perché siamo in buona salute. Ci sono persone che non possono praticare. Quindi in quel momento in cui noi chiudiamo gli occhi, riflettiamo su questo. Siamo proprio fortunati, grazie ai genitori, grazie alla salute che ci permette di praticare. E quindi, siccome siamo così fortunati, qualcosa dobbiamo farla anche noi. Noi dobbiamo metterci l'impegno. Va bene? Questo è il senso del nostro saluto. Come lo eseguiamo? Portiamo i talloni uno vicino all'altro, le mani lungo i fianchi, il senpai alla nostra destra dirà Seiza. Noi scendiamo prima con la sinistra. Mettiamo il ginocchio sinistro a terra, uniamo il destro, scendiamo sui talloni. A questo punto il nostro senpai, sempre alla nostra destra, dirà Mokso. E noi chiudiamo gli occhi, discorso che facevamo prima, e pensiamo a tutte le cose che vi ho detto prima. Il nostro senpai a questo punto dirà Kaimoku. Apriamo gli occhi. A questo punto il senpai dirà Shomenin. Re. Os. Oppure dirà, se ci sono i maestri, Sensei Nin. Re. Uguale. Mano sinistra avanti. La destra la raggiunge a formare una sorta di triangolo. Mano sinistra, mano destra. Os. Tolgo la mano destra per prima, tolgo la mano sinistra. A questo punto il senpai sempre dirà Kirizu. Prima alzo la gamba destra, poi la sinistra e torno indietro, tornando in posizione di Mosubitachi. Os.